Prego di non considerare quella di Briatore una semplice figura di merda galattica, perché molto di più e molto peggio. Perché quando lui se la prende col governo e il sindaco di Arzachena per aver chiuso le discoteche, e subito dopo si scopre che nella discoteca di Briatore Billionaire ci sono stati 6 contagiati tra i suoi dipendenti e 50 dei suoi dipendenti messi in quarantena, questo è molto peggio di una figura di merda. Ma ve lo faccio ascoltare, solo 3 giorni fa cosa diceva subito dopo la chiusura delle discoteche da parte del governo del sindaco di Arzachena. Ascoltate. La situazione è pericolosa, grave. Oggi ho ricevuto 100 telefonate, come mai il Billionaire chiuso. Il sindaco ha agito di impulso firmando un'ordinanza senza aver fatto una valutazione adeguata, facendo tutto da solo. E non si capisce, fa solo danni, nessun beneficio. Qual è il beneficio? Qual è il beneficio? Il beneficio è che probabilmente il governo e il sindaco di Arzachena, con questa prudenza e voglia di salvare vite umane, limitando la diffusione del Covid, ha salvato la vita a Briatore. E certamente sta salvando la vita a quei 6 dipendenti del Billionaire di Briatore contagiati, quei 50 che sono in quarantena e chissà quante altre migliaia di persone che queste persone, se il Billionaire non fosse stato chiuso, avrebbero poi contagiato tra familiari, colleghi di lavoro e persone incontrate in giro. Quindi io esprimo grandissima vicinanza e solidarietà ai dipendenti del Billionaire di Briatore, che non sono stati tutelati dal datore di lavoro, ma sono stati tutelati e difesi dal governo, che grazie ad una scelta giusta oggi possono essere curati. Quindi continuiamo a seguire la scienza, continuiamo a fare scelte politiche fatte per salvare vite umane, e grazie al Movimento 5 Stelle, Conte e al governo ne abbiamo salvate centinaia di migliaia, e stiamo lontani come la peste da soggetti come Briatore, che sparano cazzate da cui bisogna stare, che dovrebbe solo semplicemente nascondersi, come si dovrebbero nascondere quei politici come Salvini, che costantemente rilancia Briatore sui suoi social come se fosse il suo scienziato di riferimento. Invece di scienza non c'è nulla, ma solo tanto, ma tanto pericolo.